Si è tenuta ieri a Roma la seconda edizione del Festival della Cucina Azerbaigiana. Noi abbiamo intervistato l'ambasciatore dell'Azerbaigian, Mamad Akhmazada, il quale ci ha raccontato quelli che sono i rapporti strategici e di partenariato tra i due paesi. Qual è, secondo lei, ambasciatore, la rilevanza dei rapporti bilaterali e di partenariato attualmente in essere tra Italia ed Azerbaigian? Rapporti tra i nostri paesi hanno il carattere di partenariato strategico, questo significa che noi abbiamo rapporti di 360 gradi, quindi a livello istituzionale c'è un dialogo politico di altissimo livello, a livello economico i rapporti sono ancora più stretti perché l'Italia molti anni che è il nostro principale partner commerciale e noi ultimi anni siamo diventati il principale fornitore di greggio per l'Italia. Il 12 giugno 2018 è stata inaugurata la Trans-Anatolia Pipeline, destinata a trasportare il gas azero attraverso la Georgia e poi in Turchia. Lei, ambasciatore, crede che ultimato il collegamento TANAP e TAP italiano, questo consentirà un incremento e una maggior regolarità delle forniture di gas per il nostro paese? Certo, perché come sapete nella prima fase stiamo parlando di una fornitura di 8 miliardi di metri cubi, questo è pari quasi a 12% della domanda dell'Italia per gas, però questo diciamo sempre nella prima fase. E poi ulteriormente questa fornitura verrà raddoppiata, quindi l'Azerbaigian avrà un ruolo molto importante nell'approvvigionamento energetico d'Italia. Siamo già il primo fornitore di greggio per l'Italia. Con l'arrivo di gas prossimo anno, anche con la quantità, il volume che già accennato 8 miliardi di metri cubi, Azerbaigian diventerà il principale fornitore delle energie per l'Italia. Italia diventerà un hub energetico nella parte sud d'Europa. Allo stesso tempo il gas è un fossile meno inquinante, quindi diciamo, entra benissimo nell'ambito della transizione ambientale, soprattutto diciamo, questo processo di decarbonizzazione. A Baku, circa due anni fa, nel 2017, si è svolta la cerimonia di firma dell'accordo per estendere sino al 2050 il cosiddetto contratto del secolo. Ambasciatore, vuole spiegarci di che tipo di contratto si tratta, qual è la causa economica di questo contratto e in termini di investimenti futuri? Quindi questo progetto praticamente l'estensione del progetto che è stato avviato nell'anno 1994, quindi era moderna dell'industria petrolifera dell'Azerbaigian, con la firma del primo contratto che viene chiamato a quell'epoca il contratto del secolo per lo sfruttamento di importanti giacimenti dell'Azerbaigian di petrolio nel settore del Mar Caspio dell'Azerbaigian. Sfruttamento di questi giacimenti durante un periodo di 25 anni, quindi dal 94 fino ad oggi, ha portato l'Azerbaigian solo nel settore energia più di 40 miliardi di investimenti. Poi due anni fa abbiamo diciamo, siglato il nuovo contratto sempre nell'ambito di questi tre giacimenti per estendere il periodo di sfruttamento di questi giacimenti fino al 2050. Questo è un progetto che ha contribuito anche alla integrazione e cooperazione regionale perché il petrolio dal Mar Caspio, diciamo il settore del Mar Caspio dell'Azerbaigian, si porta ai mercati internazionali tramite un oleodotto importante che si chiama Baku Tbilisi Ceyhan, quindi anche paesi coinvolti hanno ricevuto veramente importanti incomes redditi dal funzionamento di questo oleodotto. La Belt and Road Initiative, o Via della Seta, è il progetto di punta della politica estera del presidente cinese. Quale sarà il ruolo del suo paese all'interno della nuova Via della Seta? L'Azerbaigian storicamente è stato diciamo, il paese importante della Via della Seta, quindi noi siamo un elemento fondamentale anche della rivitalizzazione di questa Via della Seta. Come paese già noi con i nostri progetti di infrastrutture, soprattutto diciamo, i progetti ferroviari, o progetti di autostrade, anche il porto di Baku, abbiamo già contribuito alla realizzazione di questo progetto. Quindi per noi questo è un progetto che ha un'importanza rilevante
La nostra geografia è molto strategica, noi diciamo, siamo un paese che si trova sulle crocevie di varie corridoi di transito e quindi anche il settore di transito è un elemento fondamentale per la diversificazione della nostra economia. In tema di investimenti esteri del Fondo Sovrano Azero, SOFAZ, nelle piccole e medie imprese italiane che presentano potenzialità di crescita. Recentemente l'ambasciatore è stato in visita nel nostro territorio della provincia di Brescia, particolarmente virtuoso a livello industriale. Nel nuovo accordo bilaterale in preparazione sulla promozione degli investimenti reciproci, l'interscambio economico complessivo potrà riguardare anche il nostro territorio della provincia bresciana e se in quali settori? E veramente noi il nostro obiettivo principale adesso è cercare di diversificare la nostra collaborazione economica, perché l'anno scorso il giro commerciale è stato 6,2 miliardi di dollari, quasi 5,8 miliardi di dollari sono stati l'export, diciamo, dell'Azerbaigian verso l'Italia. E c'è un grande squilibrio del commercio italiano, del commercio bilaterale a favore dell'Azerbaigian, per cui c'è una grande spinta, una grande volontà a cercare anche bilanciare in qualche modo questo squilibrio. Per cui come paese noi stiamo cercando, stiamo guardando anche le varie opportunità di collaborazione, di investimenti in Italia. Io questo anno ho anche fatto una serie di visite in varie regioni, province e comuni italiani e l'obiettivo anche di queste visite sono stati di vedere quali possono essere quindi le opportunità, ulteriori opportunità di interscambio. Prossimo anno ci sarà un business forum Italia-Azerbaigian e sicuramente anche ci sarà una partecipazione importante delle società italiane e noi colgo l'occasione di questa occasione anche invitare le vostre società, quindi società del vostro territorio a questo evento e io sono sicuro che questo sarà una bellissima occasione per proprio valutare, per analizzare le opportunità di interscambio. Allora, proprio in seguito alla visita in provincia di Brescia si parlava, si è aperta l'idea di un interscambio e di un gemellaggio sul sito d'arte rupestre. Come sta procedendo questo gemellaggio, questa collaborazione tra i due siti di arte rupestre? Sappiamo che in Gobustan c'è un sito di arte rupestre tanto antico quanto quello delle incisioni rupestri, quindi come... Sì, è vero, perché quando io ho visitato il vostro territorio diciamo, ho avuto la possibilità anche di conoscere questa zona che veramente mi ha impressionata, perché ho trovato veramente molti direi assomiglianze tra questi due parchi naturali. Per cui proprio diciamo da questo primo contatto è venuto fuori di creare una specie di collaborazione tra rispettive parti. Siamo rimasti d'accordo che ci sarà una bozza di accordo che verrà presentata da parte italiana alla nostra ambasciata e già ci hanno informato che stanno lavorando su questa bozza dell'accordo. Io sono sicuro che questo accordo porterà veramente risultati molto interessanti per entrambe le parti. Questa sera si inaugura proprio qui il festival, la seconda edizione del Festival della Cucina Azerbaigiana, che noi siamo stati qui questa sera abbiamo potuto apprezzare particolarmente e specialmente. Può spiegarci, ambasciatore, perché è così importante riuscire a promuovere e valorizzare il proprio paese e il proprio territorio attraverso l'arte della cucina? E ci può spiegare anche inoltre che cosa si intende per gastrodiplomacy, per questo termine che non tutti conoscono ma che è molto importante e questa sera ovviamente ne è stato un esempio. Quindi. No, innanzitutto la ringrazio molto per i suoi complimenti. Noi questo evento facciamo nell'ambito del programma promozionale culturale dell'ambasciata per questo anno. Già questo anno abbiamo avuto una serie di eventi culturali non solo a Roma, anche fuori della capitale, in varie città, e l'obiettivo è molto semplice: è far conoscere la nostra cultura, il nostro paese, diciamo, attraverso anche questi eventi culturali. Come sappiamo, fa parte molto importante della cultura di ogni popolo. Cucina, cibo è praticamente un primo contatto con il paese. Far assaggiare la cucina è un contatto veramente molto reale.
E l'obiettivo è coinvolgere gli italiani nel nostro paese. Il settore di turismo ha un grande sviluppo. Noi abbiamo creato veramente le strutture molto interessanti e moderni per coinvolgere il turismo dall'estero, e che abbiamo visto che già ultimi anni abbiamo un comportamento, un risultato veramente molto interessante e positivo, perché vediamo che ogni anno aumenta il flusso di turisti che vengono in Azerbaigian. Quindi noi vediamo anche la cultura, diciamo, il cibo, come anche la musica, come anche l'arte, è una specie di elemento per attrarre l'attenzione verso il nostro paese. Poi Baku ospita inoltre anche il circuito di Formula 1, anche quello è una cosa... Sì, veramente, noi ultimi anni anche organizziamo molti eventi sportivi, questo Formula 1 è stato un grande successo, veramente ogni anno vediamo che si aumenta ogni volta l'interesse verso questo, diciamo, questo evento sportivo internazionale, questo bellissimo circuito cittadino che abbiamo creato, che anche attraversa una parte storica anche della città vecchia, che è un patrimonio dell'UNESCO, e cercare anche, diciamo, posizionare l'Azerbaigian come meta turistica nella mappa mondiale. E noi ce lo auguriamo. Grazie, grazie ambasciatore. Grazie, grazie. Grazie.